una via dedicata ad un ex sindaco di Sciacca, un parlamentare. Come mai la sua amministrazione ha scelto di dare lustro a questo concittadino? Ma diciamo che è un percorso che è partito già dalla precedente amministrazione, sempre sulla volontà della famiglia, che ha trovato l'accordo sia della precedente che dell'attuale amministrazione. Io penso che sia un atto dovuto ad una persona che non era soltanto un rappresentante politico, che oltre a fare il sindaco poi ha fatto anche il senatore, ma era una persona molto vicino alla gente, proprio una politica che probabilmente negli altri palazzi non si fa più da tempo e che invece rappresentava appieno la persona di segreto. Quindi penso che sia oggi una giornata molto bella che dà un po' una chiusura del cerchio che si è iniziato quando è iniziato questo percorso. Una via dedicata a suo papà, molti a Sciacca conoscevano l'uomo politico, ma che persona era? Questo dicevo già in alcuni precedenti interventi, credo che la città gli abbia voluto riconoscere questo grande attestato di stima proprio per il tratto umano particolare, devo dire forse anche un po' speciale rispetto, diciamo, alla magari a chi ricopre delle cariche istituzionali che magari non riescono poi a mantenere quelle origini e quella fedeltà alle proprie tradizioni, mentre lui è rimasto sempre fedele e comunque appunto legato ai valori fondamentali in cui credeva e quindi è rimasto legato al popolo di Sciacca e così con il grande senso di afflato umano oggi viene ancora riconosciuto questo senso di grande umanità. Da figlio, che giornata è oggi? Ma di commozione, soprattutto di grande commozione con i miei familiari, perché è stata anche una trafila della procedurale un po' complicata, però alla fine insomma si è arrivati a questo traguardo, credo anche con la condivisione di tutte le forze politiche, e quindi questo credo che sia anche un elemento ulteriore come attestato di stima e di riconoscimento da parte di tutta la città. Turi di Mino, che il sindaco ha detto che Mimmo Segreto appartiene a quella politica che oggi non esiste più, è realmente così? Io concordo con quello che ha detto il sindaco Fabio Termine, però la politica del senatore Segreto, che io ho definito sempre il senatore del popolo, chiaramente eravamo in tempi diversi, perché il senatore del popolo? Perché lui riceveva tutti, a prescindere dal voto, ma non certo all'ideologia che la sua era socialista e lo è ancora la mia, chiaro. Lui riceveva tutte a prescindere i partiti e faceva anche delle cortesie, dei piaceri, di documenti semplici. Certo, la tecnologia di oggi è diversa, ad esempio un certificato di famiglia lo fai anche col cellulare, ma lui lo faceva materialmente perché alcuni non avevano la possibilità di fare questo e andavano da lui. Insomma, la segreteria del senatore Segreto era sempre piena. Poi io voglio ricordare un aneddoto molto bello. Era bello fare la politica e raccogliere i voti per il senatore Segreto, detto Mimmo Segreto, perché noi quando andavamo in giro, anche dinanzi alle forze dell'ordine, dicevamo il voto, dobbiamo andare a votare tutti, mi raccomando, Zuccaliddo, Zuccus e tanti altri vecchietti o giovani, ma comunque è segreto, attenzione, il voto è segreto, quindi doppio significato. Questo aneddoto io lo ricordo sempre perché era bello andare in mezzo alla gente e dire andate a votare, mi raccomando, ma è un voto segreto. Questo qui lo voglio sempre ricordare e mi viene in mente continuamente anche quando oggi si fa politica. Però io ogni tanto mi ricordo del senatore Segreto e lo associo anche a Sandro Pertini. È l'unica foto di un politico che sta a casa mia, tanti altri sono nella mia mente.